Cari amici di Scuola di Botte, oggi vi ho portato alla rustica, che già il nome ti fa pensare a una cosa rustica, ed è così, una cosa è un genuina, ed è un quartiere dove veramente la gente è genuina, dove la gente se vuole bene, dove la gente fa comunità, ed è una cosa veramente importante, perché al di là della nomea criminale, al di là di tutti i problemi che ci possono essere, la rustica, la gente si aiuta, persone che hanno sbagliato e che adesso addirittura sono attori famosi. Si è detto bene, non ho sbagliato, ho capito dopo qual era il bene e qual era il male. Bellissima frase, tra l'altro. Grazie. Poi abbiamo ovviamente anche un noto influencer. Arte povera. Perciò ragazzi, se vi interessa il video, rimanete, altrimenti... Vai a schiaffare schiaffe. Bellissima. No, niente, sono stato messo dentro l'istituto a 6 anni, che era il convitto nazionale al secondo, fino a 14 sono stato là e poi sono stato catapultato dentro questo quartiere dove viveva la mia famiglia, perciò la realtà molto diversa da quella che ero abituato in una scuola dove c'era il rispetto del più grande, tutta quella situazione che possa sembrare nonnismo sottomilitare, a scuola magari viene chiamato in un altro modo, essendo una scuola prettamente solo maschi, perciò dormivamo, mangiavamo, facevamo tutto là. Sono arrivato in questo quartiere e mi sono innamorato subito di questo quartiere, perché ho visto un quartiere di Roma che non era un quartiere di Roma, era un paese, tutti si conoscevano, tutti si volevano bene, con gli screzzi che ci stanno dentro a qualsiasi famiglia, insomma, qui si litiga e si fa pace però, e questo è il bello di questo posto, non è che si litiga solo e si rimane litigati. Quando hanno portato lì non potevo prendere, però era sporco, puzza, però ho avuto pietà di lui e poi... Però dopo è diventato un bel cane, veramente. Ah, hai visto? Un bel cane. Mi aiuta a fare il guardiano insieme, tutti e due. Questi hanno abbandonato e l'hanno portato, abbiamo accettato quelle poverine, quelle che si chiama Atena. Atena! Atena! Vieni qua! Vieni! Vieni! Vieni, Atena! Un po' timida. Lui mangia, guarda, ho messo suo mangiare lì e questo di lei, però lui è fregato altro. È un bel cane. No, io e lui siamo dalla rustica. No, dalla rustica. Rustica, però abbiamo aiutato i ragazzi del quartiere, da rustica a Tor Sapienza, che poi te lo racconteremo dopo. C'ha ragione lui, lo affidiamo sempre. Io voglio parlare con loro. Adesso è presto, più tardi. Io ho paura però di lui, lo spintonato. Cioè un po' ho paura, un po'. Sembri coso, Momò, ecco chi sei. Aie. Cioè l'ho fatto il super complimento. Sì. Cioè il Momò della rustica, raga. Sì, è vero. Io ma non vorrei fare la camera. Lo scoppio come un palloncino pieno d'acqua, Aquaman. No, non ci tocca a Momò, guarda. Lui è uno dei pochi iconi maschili che ci è rimasto. Davvero? Beh sì, al momento okay. Sì. Allora, che dobbiamo? Abbiamo il complimento e me lo tengo. Ah, bravo. E vai via. Momò te no altri. Ok, l'ho spintonato, ammazza. No, mamma. Niente, veramente abbiamo preso questi ragazzi dal quartiere, l'abbiamo tolti veramente da situazioni difficili. Qui siamo tutti rusticani, siamo nati e cresciuti qui la maggior parte di noi, pure quelli che venivano dalle baracche di Villa Cordiale, ormai sono passati 40 anni, se c'è la seconda generazione. E secondo poi non è una zona di passaggio, non è come possa essere Villa Cordiani, come possa essere Tor Sapienza, che tu ci passi e andare al negozio, una cosa. La rustica, dopo di noi c'è niente, a meno che non fa il sub, allora devo andare a fantuffo. Cioè la rustica è quella, è un piccolo paese dell'ultimo quartiere, l'ultimo baluardo di Roma Est, che si trova ai confini del raccordo, dopo di noi c'è sta solo Tivoli. Questa è la rustica, ci conosciamo tutti, nel bene e nel male. Perché questo, essendo un quartiere non di passaggio, cioè non è Villa Cordiani, non è San Basilio, non è zona di passaggio dove tu ci passi pure perché nella zona nomentana ci devi passare a San Basilio, pure non volendo. Invece qui no, perché qui è finita la rustica, c'è sta solo la rustica, ci stanno 4 bar, 10 alimentari. C'è sta una farmacia, come tutte le periferie quelle vere, insomma, no? Cerca sempre il degrado in ogni cosa, ma tante volte il degrado non c'è. Sembra che c'è, ma non c'è, credetemi. Purtroppo non è tutte le periferie così.
ragazzi. Infatti questo abbiamo messo per finta. Questo perché purtroppo abbiamo scaricato noi, viene l'AMA una volta ogni 30 giorni e carica. Questo facciamo un punto di raccolta. Ah, okay. Sennò questa roba la trovi nel quartiere. Perché facciamo uscire 50 nomadi una volta al mese che puliscono il nostro quartiere. Okay. Ma è agosto, sei capitato a fine agosto, purtroppo non c'è stato nessuno a gestirlo, ma se vieni i primi di settembre troverai 50 nomadi qua, dove dopo vi racconteremo questa fabbrica che gestiamo noi e cerchiamo di gestire noi con 650 nomadi romeni dentro che agiscono a darci una mano nel quartiere, cioè ci vanno a prendere cotto, ci vanno a prendere banca alimentare e una volta al mese puliscono il quartiere e la gente che deve buttare qualcosa preferiamo che la buttano davanti alla nostra associazione perché qui è sicuro che vengono a pulire perché diamo i pasti caldi, perciò sta roba la ponno tenere. E questa è la raccolta di questo mese di agosto, che mo qui si riempirà, poi arriva uno dell'AMA, arrivano i zingari e caricano i famosi zingari che noi chiamiamo nomadi, ma sono zingari poi, fondamentalmente. Cioè loro fanno sta cosa e voi che gli date a loro? La tranquillità. Gli dà una tranquillità di integrazione nel quartiere, cioè i ragazzini vanno alla stessa scuola nostra, perciò noi pretendiamo che quei bambini che vengono là vengano fatti almeno una doccia, o quantomeno possano rispettare i parametri di una convivenza che sta nel quartiere, non è che tu vieni da un altro paese e io per forza sta quello che dici tu, no? Possiamo fare la stessa cosa, io faccio quello che dici tu, fa quello che dico io. Quello che dico io qual è? Quello che dico io, quello che dice il quartiere, perché io non so nessuno per dirlo. Però quello che dico io è il rispetto del quartiere dove vivi. Non è perché sei nomade poi apri il cassone del cane e scarichiamo nel salato. Certo. Anche perché è ora che tu devi capire, sei nomade, ma tu ormai qui sei stanziale, perché sono tre generazioni che stai qua, perciò rispetta il posto dove vivi. Nomade dice chiami te con convenienza per prendere reddito cittadinanza, per prendere sta roba qua, ma poi in realtà siete qua perché tuo figlio è nato qua, si è sposato, ha fatto una figlia, sta ancora qua. E loro, cioè, questo l'hanno capito? Sì. Cioè, come hai fatto a farglielo capire? Vabbè, ci abbiamo parlato, abbiamo fatto un censimento dentro al quartiere, ci stavano tanti nomadi che vivevano nei confini con l'Agnene, cioè erano tutte baracche, venivano qui a Piazza Mangià con un sacco di buchi sulle gambe, cose, bambini che non erano tenuti bene, perciò abbiamo deciso insieme di... Io non ho potuto decidere, hanno deciso loro di occupare una fabbrica qui e cercate di fare un censimento e tenere persone che veramente hanno voglia di integrarsi in mezzo a noi, pur mantenendo la loro cultura e il loro modo di vivere. Perché si può fare, capito? Si può fare, si può fare. All'inizio è stata brutta, all'inizio è stata non veduta bene, ma oggi sono 4 anni che va avanti, c'è una convivenza meravigliosa. Loro riescono ad andare a fare la spesa nei nostri alimentari, entrano tranquillamente senza taccheggiare come facevano prima, perché magari entravano e se rubavano un kit gatte, una cosa, ovviamente quello da alimentari dice a me, sono 600, se mi rubano un kit gatte per uno, ho finito, sono sotto un treno. E siamo riusciti a mettere dei responsabili che curano questa cosa, insomma. È rispetto del proprio quartiere, rispetto del posto dove vivi. Poi io non ti posso dire che quando escono da qua si vanno a fare i furti, io non lo so, però quello te lo dicono loro, però qui evitate falli. Non è che tu puoi mandare 4 ragazzini da 13 anni perché sono zingarelli e non hanno un orario di rientrata, spacca i vetri delle macchine per rubarti una cuffia. Certo. Vabbè, ma tutti parlano dei poveri, tutti parlano dei nomadi, ma nessuno ci vive. Noi ci vive, ma ci dobbiamo convivere. Abbiamo 3 campi rom che ci girano intorno. Ma tutti parlano di integrazione perciò... senza integrare quello. Ma no, ma parlano di integrazione perché non sanno come integrare. Cioè, l'integrazione loro è, diciamo, sei venuto a casa mia, questo devi fare. Non è così. Troviamo il giusto equilibrio. Certo. Cioè, loro fanno il rame come tutti gli altri zingari, ma qui il rame non si brucia. Così non tu quello fai rame, o spella che hai mani e fa un mucchio di rame e se lo va a vendere. Non gli dà fuoco perché gli vado a spellarlo e poi quella capita là non può aprire la finestra perché è cancerogeno. Qua non funziona così. E ti ripeto, funziona in questo modo perché questa non è una zona di passaggio, è una zona se ci vivi, ci vivi. Perciò è più facile al controllo, diciamo, di chi ci vive, non delle istituzioni perché come vedi sono assenti, insomma. Ma sono assenti, ma no, perché a sinistra, a destra, a me non me ne frega niente, io non faccio parte di nessun movimento politico, anzi. Mi hanno pure etichettato, mi hanno detto che sono di destra, ma io non so la realtà, la differenza. Io sono rimasto a Sandro Pertini e a Papa Voitiva. Se era di destra Sandro Pertini, ditemelo, perché io non ho capito allora. L'integrazione, c'è uno scambio, certo, c'è uno scambio di favori da parte di loro, perché ognuno di loro ha un mezzo, ognuno di loro ha un furgone. Andiamo al campo Roma, ci saranno 40 furgoni. Perciò a noi ci può essere comodo, perché una vecchietta deve fare trasloco, deve buttare un mobile, o perché dobbiamo andare al banco alimentare a caricare a Pomezia. E ci fa piacere che lui ce l'ha col camion e ce la porta qui e qua la roba è per i cittadini che stanno qua. Questa è integrazione, i bambini vanno a scuola con i nostri. Cioè oggi dentro una classe di 22 bambini, 8-9 sono nomadi. Come fai a non integrarti? Perché non invitare quel bambino alla festa di mia figlia? Perché è nomade. Chi ha detto? No, ma infatti. Le migliori amiche di mia figlia sono romene, albanesi. Adesso vivo in un paese dove c'è la concentrazione di queste persone che vengono dall'est. C'è un rapporto condiviso e collettivo tra tutti i membri della comunità. Certo, è stato faticoso farlo, è stato faticoso comprenderci, perché insomma. Ma tante volte fanno finta di non capire, ma noi sappiamo che la Romania si chiamava Dacia, cioè perciò conosciamo tutte le culture in realtà, no? Tutto sta a saperci parlare,
capì qual è la persona che ci puoi parlare, perché se tu entri in campo nomadi è il primo che capita, è regolare, tu vieni uno scemo. E quello come fa a capire lo scemo? Certo. Prendi il pensante del campo nomadi e fagli capire che l'integrazione è vantaggiosa per tutti. Ma c'è una gerarchia lì all'interno? Adesso sì, è stata messa da noi, ogni piano c'è un responsabile, se qualcuno del piano fa un danno dentro al quartiere, il responsabile è responsabile. Questo è il campo, questo è un campo rom, diciamo, come viene chiamato nel gergo, ma in realtà non è così. Questo è un piccolo villaggio dove dentro ci stanno un sacco di famiglie e ci sono tantissimi bambini sotto i 14 anni, i quali tutti vanno a scuola, non c'è un bambino che non va a scuola. Viene la 21 giugno qua un'associazione che si occupa dei bambini, viene qua, li prende e li porta a scuola la mattina. Loro cosa fanno? Loro si gestiscono facendo un campo, fanno, in un campo fanno il mercato. Forse vi è capitato di vederlo una volta a Striscia la Notizia, stava qui proprio a Via Tor Cervara che li cacciarono via. Adesso stanno sull'Ardeatina, fanno il mercato di roba usata, paradossalmente di quello che noi buttavamo, capito quando è cambiata la società? Una volta quando i panni intestavano, bussavi a quello accanto e gli dicevi c'ho mio figlio, è più grosso, via adesso il giacchetto. Oggi sta a finire quella cosetta, purtroppo sta a finire in tante periferie, la gente la butta la roba. Loro vanno per secchioni, la prendono, la sistemano, la rivendono alle stesse persone poi. Vendono i scarpe, i giacchetti, le cose che tu butti. Cioè, è una cosa assurda, capito? E qui questo è un campo dove ognuno di loro ha una casetta. Tante sono un po' più grandi perché è più grande il volume della famiglia. Se tu guardi, sono tutte pulite, proprio, cioè tu c'entri scarso. Ma tu guarda... Levano le scarpe, ho visto. Sì, per forza, sì, è una usanza loro. Queste sono tutte casette basse, vedi? Qui ci stanno tutte casette basse. Qui ciao, caro. Il sogno di sto posto è mettergli un boiler per l'acqua calda, perché mo arriva inverno. E loro qui si lavano, l'unica fonte d'acqua è quel tubo che hai visto là fuori. Certo. Non ce l'hanno. Cosa fa? Loro non rubano manca la corrente, hanno un generatore, ogni famiglia mette un euro e il generatore acceso accende la sera quando è buio e si spegne a mezzanotte. Ma io perché ho conosciuto il padre di Cristian, che è questo ragazzo che sta dietro le telecamere, che si vergogna, che è un bel ragazzo, si potrebbe pure fare i PA, però si vergogna. Grande Agri, e via qua. Insomma, vabbè, lui e il papà siamo diventati amici perché ci siamo conosciuti, perché stavano a succedere tante diatribe qua, no? Sono arrivati i zingari. In realtà dico, però andiamo a conoscere questi zingari, perché se ne li conosci, ma come fai a giudicarli? Ma tanto ci devo convive, cioè se no facciamo la via di via Salviati, che li puoi vedere, poi loro hanno il presidio dei guardie di fuori e loro fanno quello che gli pare e sono tutelati. Invece qui sta roba non succede, oggi è la prima volta che vedi i carabinieri qua fuori, mai venuti, infatti si stanno a fare i selfie, non stanno qua per loro, perché qui loro sono autogestiti tutti quanti. Queste sono tutte casette basse così, vedi, fammi il giro. E poi ci sono tutti gli uffici sopra, ogni ufficio è una camera, ci stanno appartamenti. E loro che fanno? E loro per quartiere cosa fanno? Per quartiere aiuta nel quartiere. Io chiamo Cristian, chiamo il padre, mi serve un furgone, devo andare a caricare da mangiare. Vabbè, mo arriviamo noi. Io li mando, vanno pure alla Selex Adales questi, la prima volta per farli entrare mi hanno chiamato Mirko, ma chi ci hai mandato? I zingari. Quelli sono collaboratori nostri, no zingari. Dice, ma questa sera qui facciamo le armi, facciamo qualche cazzo di frega a questi delle armi. Loro vanno alla metro, entrano. Cioè loro entrano alla metro con l'associazione, piano e caricano, vengono qui e con questo cercano di aiutare il quartiere, cioè danno una mano al quartiere e dice tutto quello che è dato al quartiere è piato, quello che va avanza datecelo a noi per cortesia. Perciò si sono pronunciati così.
E io ho voluto restaurarci un rapporto. Maria, guarda chi c'è? La telecamera! Ah, che bella! Sì. Guarda, ci credo. Mi chiamo Kamal. Mia storia, sono era 7 anni fa, sono un ragazzo di strada. Poi i centri dell'associazione mi hanno salvato, ma ho trovato qua veramente un posto tranquillo, almeno posso che almeno puoi cambiare almeno parte di tua vita, quello che è passato peggio prima. Però qua mi trovo bene, sinceramente, con i presidenti, con quelli che collaborano tutti qua. Sono qua quasi da 30 anni. Però non parlo italiano bene. No, no, sì. Bene. Da 30 anni che sono qua in Italia, ho lavorato un po', senza tetto, senza lavoro, poi spaccio, qualcosa di genere, poi io sono finito nel carcere, poi quando ho pagato il mio sbaglio, certo. Già 12 anni fa, poi adesso sono pulito come ho detto prima, poi qui mi ha salvato, questa associazione mi ha salvato. E com'era vivere per strada? Dove stavi? Stavi... prima sono stato a Napoli per 10 anni, poi ho lavorato a altre fabbriche a nord, poi da lì mi sono cascato, poi mi sono finito in galera, poi lì c'avevo... Quanti mesi sei stato, se te lo posso chiedere? In Italia. In galera? In galera 5 anni e mezzo. Ce l'avevi la famiglia? C'è sì. Qualcuno che ti veniva a trovare quando stavi in carcere? No, non ho mai quello. Però non amici c'hai... mi scrivono, okay. Mi mandano i vali o qualcosa di genere. Però la famiglia no? La famiglia no. Sì, non c'ho famiglia. Amici sì, però famiglia no. E poi quello, siamo due che siamo qua, uno paesano mio, però lui è morto. Tanto magari mico puoi raccontare parte di suo. Io con lui, però lui è morto un anno e mezzo fa. E poi è rimasto io qua per fare quelle che devo fare, faccio guardia come ho detto prima, cercare di mettere le cose a posto. E come li hai conosciuti loro? Quando stavi per strada? Sì, tramite un amico di quelle guardie, si chiama Tony. Uh-huh. E lì incontriamo, incontrato mio fratello, abbiamo senza niente, siamo a mezza strada, poi un giorno... Ma a Roma? A Roma qua. Poi ha detto c'è un posto bellissimo che potete andare lì, prendere cibo, farci il pranzo e poi quella di sera. Così abbiamo cominciato. Per fortuna quanto serve qualcuno hanno chiamato il water, quella compagno, quella che è morto. Poi dopo pure io sono venuto, gli dai mano e così abbiamo finito qua. Da prendere corto e poi hanno salvato la nostra vita. Perché ci dormi anche? Sì, ci dormi qua, ci mangi qua. Facciamo ammazza. Qua. Questo è un campo rom che è gestito, cioè il fatto che è gestito, il fatto che hanno costruito le case, il fatto che questa è stata un'occupazione tra virgolette pacifica, cioè a un certo punto sono venuti qui perché erano sparsi in tutta Roma, baracche eccetera, hanno visto questa fabbrica abbandonata e qui praticamente hanno creato questa struttura, vi fa capire poi il fatto che ci stanno ospitando qui dentro e che ci stanno portando in giro. Tengono pulito per loro, tengono pulito per avere degli accordi col quartiere, tra le varie cose che loro fanno, tengono sotto controllo tutto quello che poi sono quei fenomeni che spesso vengono associati magari a un campo nomadi, cioè il fatto che aumenta la criminalità, il fatto che aumenta lo sporco. Queste tra l'altro non sono roulotte ma sono case vere, costruite con i mattoni, come vedete, questi sono mattoni veri e propri, cioè non è fabbricato, e ognuno ha la sua unità abitativa, deve tenerla pulita, deve tenere pulito intorno alla sua unità abitativa, non deve fare nulla che sia di tipo criminale, perché altrimenti si ripercuote sulla comunità all'interno. E questa è la cosa più importante, perché credo sia un caso unico in Europa, cioè un caso dove gli abitanti locali hanno accettato le persone all'interno, lì dove c'è un collegamento
tra il campo rom e gli abitanti della periferia, invece di scannarsi praticamente loro sono riusciti a convivere insieme. Perché mio padre voleva che io studiassi, pensava che insomma in una periferia come questa non c'erano sbocchi, no? Mio padre nasce macellaio e insomma aveva l'opportunità, insomma guadagnava dei soldini e mi ha messo dentro una scuola a pagamento dove pensava di darmi l'istruzione maggiore. Ah, quindi sei andato in una scuola, capito, che all'inizio sì. Quasi per... È una scuola, mio padre lo chiama il college, no? Qui si chiama Convitto Nazionale Manuele II, si trova a Piazza Mazzini, dove di quando vendono i libri prima delle scuole, lì a Lungotevere. E sono stato là, il compagno mio di classe era il principe Altiere, era Mustafa, mascotte di Sandro Pertini. Ah, vedi, sì, non ho capito, pensavo scuola... che fosse una scuola, una casa famiglia. No, sì, no, 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 era una scuola, come dice mio padre, ti ho detto, il college, era una scuola dove mi ha dato una formazione, ma mi ha fatto capire che vuol di star solo, insomma, perché ovviamente rimane sempre un collegio per un bambino che, certo, che in prima elementare va là. Perché la mattina mi svegliava mia madre e mi diceva che vuoi la tazza di latte o il cappuccino, che cosa vuoi, anche se te lo tirava sul tavolo, però c'era. Certo. Lì ti alzavi, stavi in fila, entravi, andavi a fare colazione, facevi tutte quelle cose che si fanno come la vita militare, insomma, prettamente, no? C'era dello sport, c'era lo studio e io sono stato là fino alla seconda media. In seconda media sono stato bocciato e uscì dalla scuola per un equivoco che c'è stato dentro la scuola, un litigio con un professore, siamo stati cacciati via tutti e due. Il litigio è stato perché il professore una mattina si è svegliato a Luna per Traverso e ha dato un ceffone al mio compagno di letto. Noi dormivamo a letti a Castello, perciò era 5 anni che dormivo con questo ragazzo che era il principe Altieri, Cristi Altieri. E praticamente cosa è successo? Che io ho reagito quando ho visto questo che gli ha dato sta manata in faccia, lui è uscito il sangue dal naso, io ho preso una sedia. Una borgata non c'era perché non avevo nessuno. Da 6 anni è uscita... il sangue però. No, più che altro è uscita la voglia di difendere un amico tuo. Quel fatto d'alleanza, no? Quel fatto di cioè ce l'avevi dentro. Abbiamo pianto insieme, abbiamo pianto tutte e due, una volta piangeva lui, la madre, una volta piangevo io, perciò se era un sostegno comune, no? Cioè mancava insomma casa, no? Che vuol dire? Però non è una punizione, perché se una famiglia dice se viviamo dentro un contesto, che il contesto è quello che era qua negli anni 80, in quel periodo là, che era un contesto insomma della periferia che era chiamata come un Bronx, non c'era niente, e fa crescere un figlio qui a una scuola comunale, insomma, senza... Perciò non la vedo come una punizione, l'ho vissuta da ragazzino come una punizione, ma da grosso le ringrazio mio padre di questa cosa. Sacrifico ciò da piccolo per crescere. Per crescere da grosso, cioè insomma sono riuscito a. La mia solitudine ce l'ho sempre avuta, pure quando stavo con 1000 persone, capito? La solitudine ce l'hai sempre. Riesci ad averla pure in mezzo a tanta gente, capito? Non è detto che devi stare per forza da solo per essere solo. Che sei riuscito a fare una cosa genere in Europa, io non penso che esistano altri campi. Ma perché così. Ho dato la responsabilità a loro, non gli ho detto a loro come devono vivere, non gli ho detto a lui come devi vivere. Loro vanno d'accordo con tutto il quartiere, perché loro che c'hanno, me le faccio vedere. Ci avevamo messo pure le regole insieme col quartiere qua, abbiamo fatto una riunione e abbiamo messo delle regole. Delle regole. Quando io ero comitato del quartiere abbiamo fatto una riunione con tutti quanti, abbiamo detto, Cristian, al padre pure, abbiamo detto dateci dei responsabili. Che se succede qualcosa io vado a parlare con lui, questa è la cosa, perché se no io vengo qua, con chi parlo? Oh, la zingara sgommata, ha preso una macchina e è scappato. Via qua, via Iacchia, chi è stato? Sì, io dico lì, guarda, quello ha fatto il danno alla macchina, se non c'è la situazione della patente non ce ne frega un cazzo. Sì. Ho aggiustato io la macchina o fate gli incidenti con un'altra macchina, a me che me ne frega. Non è che uno che sei un operaio perché tu ti sei imbriacato con una birra e gli ha distrutto la macchina, la mattina dopo un po' andare a lavorare. Sì, poi e manco poi chiama i carabinieri. È successo pure che loro ci hanno aiutato, in alcuni casi altri zingari, sì. Ci hanno pensato. Pure con altri zingari ci hanno pensato. Noi siamo circondati da Via Salviati e Via di Salone, che sono due campi rom molto importanti, non gestiti, che non è manco terra italiana. Lì dentro non è terra italiana, fanno da qualunque. Perciò loro ogni tanto sfociavano nelle zone di limitrofe. E poi che succede? Che le ragazzette della cortellata, quello di Emena, succede parapia. Invece sono arrivati loro e hanno detto, qui ci stiamo noi, come zingari, fra virgolette. Chiaro. Perciò non venite a rompere i coglioni, perché noi qui ci vivemo. Perché deve uscire il figlio, perché l'altro ha rubato dentro la macchina di uno e tu devi classificare loro tutti uguali. Cioè perché tutti uguali? Non è così. Ci stanno tanti qui che sono muratori, carpentieri, lavorano così, stanno così. Cioè. Vivono in questa situazione che te posso dire, è molto più dignitosa questa che una roulotte. Questa è una casa che è mura. Certo. Sì, è un muro vero, stava a vedere. Certo, cioè, proprio certo. Mattoni. Sì, quanti anni c'è, Gri? Io ho 25 anni. 25 anni. Cioè, okay. Quello che si è collato lui. Non era nessuno non era, diciamo, più serio quella volta quando abbiamo entrato qua e per prendere la responsabilità davanti al quartiere, davanti a Mirko, davanti a tutti quanti. Perché il quartiere siamo chiati tutti, volevano cacciare via tutti, capito? E bastonati. E poi è arrivato Mirko che ha detto, oh, state fermi perché ci sono pure i bambini qua in mezzo.
mettiamoci cioè, un d'accordo. A me mi hanno chiamato, io stavo a Spoleto, mi arriva una telefonata, mi chiamano, mi dicono, mi sono arrivati i zingari, una cifra, stanno a piana fabbrica. Diciamo più bene che stavo a parlare italiano, era mio padre, poi si è messo d'accordo, ho preso lui la responsabilità, è rimasto mio padre fino ad oggi, diciamo. Sì, io sono arrivato qui, ero il presidente del comitato, mi chiamano, mi sono arrivati i zingari, andiamo là, andiamo da fuoco, bruciamoli, sennò diventano tanti. Io ho detto, vabbè, ora vengo da Spoleto e vediamo che è successo. Sono venuto qua, sono entrato qua dentro e ho visto sta roba. Dico, ma come cazzo fa a dargli fuoco li mortacci tua? Sono bambini. Ma dico, ma non esiste, no, donne, bambini, innocenti che non sanno quello che è, cioè vivono quello che stiamo a vivere noi. Come noi abbiamo vissuto nella periferia e abbiamo fatto la criminalità. Che se pare sta parola ti riempie la bocca, invece è una merda di parola. Ha capito? I criminali veri ci hanno la giacca, la cravatta. E questo, scusate, ma io questo me lo devo bracciare, sono due anni che non voglio. Perdonami, di dove sei tu? Io detto sono del Ghana. Del Ghana? Sì. E che c'hai in Ghana? La tua famiglia? Sì, c'ho un figlio, c'ho un figlio, c'ho mia sorella, c'è altri cugini, tutte le mie famiglie, sì. E quanti anni ha tuo figlio? Mio figlio c'è 34 anni. Ammazza, l'hai fatto giovanissimo. Sì. Veramente, però io ho 54 anni. Vabbè, vabbè, vai, me ne vado. No, sei veramente molto più giovane. Sì, veramente. E quindi c'è tuo figlio, non lo vedi da 30 anni? Sì, sì. Mamma mia. Però adesso comunichiamo tramite WhatsApp, certo. Con su video, solo questo. Però da quasi 30 anni non ce l'abbiamo visto. E lui là lavora? Sì, lavora, sì. Però non può venire lui a trovarti? No, non può. Cioè, quando tu sei arrivato in Italia, quindi avevi 24 anni? Sì, sì, c'ho 24 anni. E che ti immaginavi che succedeva? Quando sono arrivato qua non conosci nessuno. Sì, ma che ti immagini? Cioè, tu sei partito dal Ghana, no? Sì. E tu non vado in Italia? Sì. Che no, perché abbiamo amici qua, tramite amici ti dico, bene, tu qua ci sono lavoro, puoi venire in Italia. Però prima ho deciso di andare in Germania, però mio amico mi ha convinto di venire qua in Italia e mi sono arrivato qua in Italia. Inizialmente è duro, abbiamo cominciato a spostare da Napoli, perché a Napoli sinceramente non c'è lavoro, quindi tutti spostano fino al nord e lì abbiamo finito. Poi dopo a me... Mi sono cascato di sfortuna, poi io l'unico che è rimasto a stare. Ma tu quando sei arrivato in Italia, no? Sì. Pensavi, vabbè, mi accontenterò di qualsiasi lavoro. Sì, sì. Ok, però c'era qualcosa che tu sai, cioè, c'è qualcosa che tu pensi che sai fare bene? Sì. E che cos'è che sai fare bene? Quelle che sai fare bene sono barbieri. Ma dai! Barbieri, quelle che veramente sai fare. Per altri ministeri già conosci come scuola che ho fatto scuola di saldatrice, come saldatore. Sì, saldatore. Però quando arrivo qua in Italia, senza barbiere, fra comunità, certo, di colore, quindi ho deciso, mi hanno piaciuto come tale e poi lì mi sono fatto quasi 15 anni. Poi sono arrivato qui che avevo 13 anni e ho cominciato a frequentare la scuola media. E ho visto una realtà diversa, poi ho cominciato a aggregarmi nel quartiere per stare con amici, insomma, no? Quelli fighi, che quando sei pischello sono fighi quelli. Quelli che fumano, che c'è nel motorino. Io ho fumato a 21 anni, ho cominciato a fumare a 21 anni. Sì, mi piaceva il pugilato, l'avevo fissato col pugilato, andavamo in palestra perché poi mi ero agganciato con Emiliano Alesi, che era stato un campione di pugilato qua, e ci portava in palestra a tutti, e a me piaceva questa cosa, perciò il fumo era deleterio. Poi dopo ho cominciato a crescere, cominciando a ballare, discoteche, le donne, te scordi la palestra, te scordi tutta la differenza, la fa dopo, non quando parti, perché a partire siamo tutti bravi, solo che poi quando cresci devi fare una scelta, no? La domenica che fai? Il sabato vai a ballare con amici tuoi o vai a dormire perché la domenica c'è l'incontro? Esatto. Questa è la differenza, no? Andiamo tre giorni fuori in posto, mi devo allenare. Quella è la differenza che fa il campione. Adesso devo stare. Questa è la differenza che fa il campione, la sofferenza e la determinazione, capito? Quando hai conosciuto l'altra via, l'altra strada? Ma l'altra via ci sono arrivato senza accorgermene, non è che io me ne sono accorto che entravo. Per me era tutto normale quello che si fa di entrare nella periferia. Era normale andare a ballare in discoteca e fare una rissa, e invece di divertirsi di rimorchiare. Era normale, che ne so, sta in mezzo a gente che viveva di espedienti, insomma, no? A questo punto poi invece ci ho preso la mano e mi sono messo dentro con tutte le scarpe, e questo mi ha portato ad avere un percorso carcerario che è quello che non ha mai formato. La domanda la faccio, tanto che scontato lo conosco tutti, se c'hai i precedenti, è una domanda mia tipica. Sì, ho precedenti, la fortuna mia forse è stata proprio i precedenti, ma non dico a tutti di essere questo, però la fortuna è stata avere i precedenti e poi capire, insomma, che quello che stavi a fare non era giusto, anche perché
nel frattempo ho cominciato a fare una famiglia, no? Dopo più avanti, io ho fatto una famiglia a 30 anni, perciò è già un po' maturo, diciamo, no? Anche perché chi viene dal quartiere, da un quartiere periferico, a 14 anni già è un ometto, perché certo, ha visto già tante certo, cose che tanti non hanno visto, perciò a 30 già sei un adulto. E io ho avuto la fortuna di conoscere mia moglie Vittoria a 30 anni, la quale mi ha conosciuto per quello che ero veramente, no? Per quello che dimostravo alla gente, no? Lei non mettevo la maschera che mettevo quando uscivo alla Rustica, la faccia cattiva, aveva sempre il culo. Tu perché eri, magari la gente, non tutti lo sanno, tu eri una presenza forte qua, era uno che contava. Vabbè, una presenza forte eravamo noi, cioè siamo stati noi che abbiamo fatto crescere questo quartiere e l'abbiamo fatto conoscere magari per delle cose brutte, no? Però sì, ero una persona che qui, insomma, se qualcuno mi chiedeva il consiglio, insomma, se voleva mi poteva chiedere un consiglio. Questo è vero, come me, come tanti altri amici. Abbiamo preso lo scettro degli altri poi, no? Perché quando sei ragazzino bazzichi sotto a un muretto, poi piano piano cominci a passeggiare in piazza e vedi i grandi, no? Al bar, quelli sono i grossi, col macchinone, che cose. E poi te li trovi al bar che il macchinone è tuo, l'orologio è tuo, il bar è tuo. E questa è la cosa. E diventi, e fai parte del contesto, no? E vivi pensando che non c'è un domani, no? Io pensavo che un domani non ci fosse, il domani mio sarebbe stato, che ne so, sta dentro un penitenziario, o quantomeno se ero fortunato morì. E tuo figlio sta qua? No, sta. Allora, questo è un grande. Questo beh, è grande, c'è l'altezza. È l'unico che non è romano. C'è le stesse ciabatte. Questo è uguale. Con questo io ho fatto fare due film. Ha fatto due film con me. Ha fatto Io sono Tempesta. Poi hai fatto che hai fatto? Ah, con me il programma di Domenico Iannacone. Io sono Tempesta era quello con Giallini, ho visto. Sono tutti loro i poveri, tutti i nostri. Ah, ma dai. Certo, abbiamo presi da qua. Lui è stato uno dei primi responsabili insieme al padre. Lui è un grande compagno del padre, sono molto amici. Anche se lui è di un'altra etnia. Quanti anni c'hai tu? 35. Ma è diventato lui, papà. È diventato papà, è diventato. Di che etnia sei tu? Io sono nato in Russia e cresciuto in Bulgaria. Però lui, hai capito, con lui mi ci sono preso subito. Con lui e col padre c'è stata proprio una cosa. Allora abbiamo detto, famo qualcosa per voi. Cerchiamo di fare un'integrazione al quartiere. Come si dice, scusate la parolaccia per quelli del web. Non si rompiamo i coglioni a vicenda, che non porta bene la guerra, non porta bene a nessuno, pure quello che vince a pezzo. Ma anche perché questa era abbandonata, sta fabbrica. Questa era una fabbrica d'accendini abbandonata, loro, alcuni di loro vivevano nel quartiere qui vicino, con le baracche, no? Mezzo al prato, poi sti ragazzini pieni di bolle, pieni di cose, dicavo. Senza nessuna regola. E che abbiamo detto? Abbiamo detto, loro intelligentemente hanno detto, abbiamose una struttura, mettiamose là dentro. Lo so che non si fa, non si occupa nelle strutture. Però come hanno occupato loro è stato bello, perché loro sono venuti qui, non rubano né acqua e né corrente. Cioè loro, per quello che so, potrebbero attaccare il filo dalla luce al palo qua di fuori e dare la corrente a tutti gratis. Vedi che la luce si è spenta, perché qui paga nel gasoio la luce. Sì, col generatore. Paga nel gasoio, non è campo rom che si è attaccato. Come fanno pure al quartiere nel palazzo mio, si attacca all'ascensore quando c'è. Qui non l'hanno fatto perché hanno detto noi non volevamo dà fastidio al quartiere, volevo vivere in pace. Con le nostre regole, con i nostri costumi, loro ci hanno, lui ce l'ha diversi, lui è un po' più cittadino nostro. Però loro ci hanno invece costumi. Invece riuscite loro, da quando c'è stata questa cosa a vivere tranquillamente? Sì, tranquilli, proprio tranquilli. Pure col quartiere tutti d'accordo, andiamo d'accordo bene, quando serve qualcosa al quartiere siamo primi che andiamo a dare un mano a tutti quanto. Paradossalmente da quando sono arrivati loro perché non ci stanno più parte arrivano altri ragazzi da un'altra parte che fanno un po' di fastidi qua intorno e così almeno noi arriviamo subito e andiamo a risolvere i problemi. Un esempio e un insegnamento a tutta l'Italia, a tutti, cioè a Rom, agli italiani, a tutti. C'è cioè un insegnamento, dico un esempio reale di... Ma noi famo proprio questa cosa perché se noi non andiamo prima avanti per dargli un mano al quartiere, loro dopo pensano che siamo noi, capito? Perché ormai come dicono la parola che questo è zingare, capito? Zingare. Ma però è zingare un'altra cosa, sono tante razze di zingari, perciò non abbiamo un'altra cultura di zingari. Loro sono romani ragazzi, è la colonia nostra, si chiamavano Dacia, sì. Sono romani come noi, abbiamo inventato noi la Romania, si chiamava Dacia, non voi scordate. Sì. E noi romani andiamo, non andiamo in vacanza, noi andiamo a vedere le colonie, non voi scordate, sono tutte colonie nostre. Perché non integrarle? Perché non integrarle? Rimanendo con gli usi e costumi loro, eh. Loro vieni qui a Pasqua, io ti consiglio di venire qui a Pasqua a mangiare. E quando hai fatto quelli che tu hai detto degli errori, no? Sì. Che poi ti hanno portato purtroppo al carcere. Sì. Secondo te, sinceramente, sì, hai fatto quegli errori perché eri disperato, perché era successo qualcosa nella tua vita per cui ti sei trovato a fare una cosa anche brutta? Sì, no. O perché volevi di più? No, mi sono disperato, non è, volevo di più, uno può, però mi sono disperato, mi trovi senza lavoro, okay, un sacco di debiti, di tanti problemi, anche specialmente noi africani,
ogni persona che vengo qua come, come me cercare a me di aiutare la famiglia giù. Se ce l'hai trovato 50 euro qualcosa, 100 lo manda giù, perché giù anche lì non è qua più meglio, però lì giù non è facile. Quindi tutti abbiamo quel sogno di aiutare gli altri, la prossima, quella che fratelli, cugino, quelle che. È per questo. Però dopo mi sono trovato in difficoltà. Ma mi dicevi che è venuto un politico ieri? Sì, è venuto, come si chiama? Futuro sindaco di Roma, futuro. Della Lega. Ah, della Lega, che ti ha detto? Anche, no, abbiamo salutato, mi ha chiacchierato un po'. Poi. Ma sei accorto, Carinero? Sì, mi ha accorto. Quando sei entrato, prima che mi hai salutato, non credevo, però molto gentile veramente, certo. Una brava persona veramente. Mi hai salutato. Sotto campagna elettorale sono tutti gentili però, da noi, ma non so in Ghana. Se vuoi portare, porta a lui, perché ho trovato un po' molto simpatico. Cioè, tu hai perso tuo fratello? Sì, ho perso mio fratello. Ma sì. Per una malattia, se ti posso chiedere? Sì, un tumore, è cancro. Poi lui c'è un'altra patologia che è ernia, è un sacco di... Quindi lui, però quelle che lui ha sofferto di più è quelle di cancro che lui... Quanti anni aveva? Aveva 63 anni, 63. Ma è stato curato qui in Italia quindi? Sì, sì, hanno preso cura lui più, quasi 8 anni. Lui hanno inserito lui per esperimento, però l'esperimento è andato bene fino a 7 anni. Poi da 7 anni quelle medicine, quelle non puoi curare più. Quindi non c'è soluzione. Poi lui si è andato così. Però lui è campato almeno 8 anni. Sì. Poi amico, in più amico ha preso cura di lui, ha fatto di tutti, ha anche fatto venire il dottore della Nord, è venuto a prendere, ha fatto. Veramente, però quando è arrivato il momento non c'è niente da fare. E però lui se n'è andato. È un bravo persona che si chiama Walter, pure lui del Ghana. Ma sei consapevole? Se non sei consapevole di sta roba quando fai impicci, dico, allora non stai bene con la testa. Allora se sei uno che sta, che sei mezzo matto è un altro conto. Quello è un altro percorso di vita. Ma tu il periodo carcerato è stato continuativo o un blocco? Sono stati, fortunatamente è stato a blocco, insomma, il periodo più lungo sono stati 4 anni. Però te voglio dire, sono stati 4 anni, poi magari sei uscito 7 mesi, poi sei rientrato per altre cose perché ti è arrivato un definitivo. Però il percorso carcerario mi ha portato solo a conoscere altre persone, capito? A conoscere altre persone e a ingrandire ciò che facevo prima. È vera cioè, questa cosa comunque. Ah, cioè per forza, quella è la scuola, lì non c'è sta un recupero sociale, non esiste un recupero sociale dentro un carcere chiamato Re Bibbia con 1600 detenuti, 4 assistenti sociali che devono decidere per tutti, perché se ti stai a fare 6 in piscella e ti stai a fare 2 anni di galera ti dicono no, io ho 3 ergastolani, non posso stare appresso a te, sto a fare un percorso con questo da 5 anni, non ti stanno appresso. Al carcere ti cambiano un dente se c'è una condanna di 5 anni, se c'è una condanna di 4 anni e 8 mesi il dente non te lo cambiano, perciò quando sei uscito c'è pure la dentatura cambiata. Cioè, capito com'è? Il carcere è arcaico, il carcere è medievale, il carcere è lo specchio di questo paese, che non viene gestito bene. Hai fatto qua a Roma? Io sono stato a Roma, a Viterbo, a Cassino, sono stato un po' dappertutto, insomma, perché poi quando fai stupido via la Maglia Rosa, no? E cominci a girare, no? E dopo ti accorgi che dopo i familiari tuoi devono fare i chilometri per venirti a trovare, no? E allora magari cominci a moderare. E poi a un certo punto esci, te svegli la mattina e ti accorgi che hai fatto tu figo una donna, che stanno a crescere, cominciano ad essere adolescenti. Infatti questo è quando differenza. È che hai detto basta? Io ho detto basta, sinceramente il giorno che ho detto basta non me lo ricordo e sono fortunato di non ricordarmelo, perché è come il tossico, no? Che dice ah io ho smesso da 4 anni, se ancora ti ricordi quanto ha smesso vuol dire che non ha smesso, vuol dire che c'è il chiodo fisso, tu lo devi scordare quando ha smesso. E io me lo sono scordato quando ho smesso, però te posso dire che ho smesso quando avevo 40 anni, all'età dei 40 anni, insomma stavo a fare l'ultima condanna, mia moglie è rimasta incinta del terzo figlio, era maschio, e dentro la testa mia mi è nata sta cosa di oh, ma non è che potremmo fare una generazione così, cambiamo, no? Poi c'erano due femmine, perché prima erano femmine. Le prime due femmine, Michelle e Cristo, e poi Giampiero è arrivato e... Quando è arrivato Giampiero c'è stata un po' una molla che è scattata, perché mia moglie ha detto io devo fare il terzo figlio, ma io non ce vengo più a fare i colloqui. Inventate qualcosa. E sono andato a lavorare al mattatoio. Sono andato a lavorare dentro al mattatoio qui da Maiorano perché è l'unico che mi ha preso. Ho lavorato per qualche mese, poi la fortuna ha voluto che un amico mio, Daniele, mi ha detto perché viene a lavorare al cinema e mi ha portato a fare capogruppo. E il capogruppo che è? Dicevo io. Ah, devi strillare persone, dico la che ne fai al cinema. E da là ci sono nato, mi davano 100 euro al giorno per lavorare, insomma lavoravi 4 settimane, avevi preso lo stipendio di uno importante. E da là poi arrivato il cinema, perché ogni volta che stavo là mi dicevano perché non fai una piccola parte, c'è una faccia. E sentivano strillati, cioè senti questo. No, la faccia, la mole, c'avevo sto barbone grosso. Incredibile comunque, da così, dalla strada, carcere,
un caso fortuito sei arrivato a vincere, diciamo quello che hai vinto come attore. Ma anche dalla... Aspetta, però io ho capito una cosa, vorrei essere... No, no, tu parliamo di criminalità alta, cioè no furtarelli. No, credo. Io furti non ho mai fatto, anche perché non c'avevo una mole che potevo andare a rubare, credimi. Pesavo 110 kg già da ragazzino, non potevo scavare al primo piano, non potevo andare a fare una rapina in banca perché dice quello è Mirko. Mi riconoscevano per la camminata con ciò, insomma, no, no. Sono state tutte altre cose, insomma, sono state cose un po' più che mi hanno portato dei guadagni facili, insomma, dei guadagni molto alti, a fare una vita abbastanza, pur vivendo dentro una casa popolare, c'avevi una casa popolare che ci avevi speso 200.000 euro dentro, cioè sembrava di entrare dentro a cosa, tipo, come si chiamano quelli là, i portali, no? Entri dentro a sto corridoio e dici, ammazza qua, poi apri le porte delle case qui e dici, ma dove cazzo sto qua? Ai Parioli, andò a Collina Fleming, perché, capito, era questo. Questo mi ha portato, il cambiamento è arrivato grazie al cinema, perché... Ti dico la verità, il cinema mi ha dato la possibilità di riempire il frigo, e non fa mancare niente a casa. E poi è stata la responsabilità, perché come è cominciato il lavoro del cinema, è cominciato ad arrivare a qualche, diciamo, qualche riconoscenza, no? Qualche cosa che dice, ah, questo fa attore, veramente. Da quanto tempo fa la volontaria, Lecchi? Io con Paolo sono parecchi anni, saranno 5-6 anni, anche di più. Sì. E quante ore dedica? Allora, prima venivo la mattina, prima pomeriggio alle 6. Poi col fatto che questa parte che non si può venire vengo verso l'una, perché così per scaricare la verdura, aiutar loro, divide la verdura e poi per dare il cotto. Poi verso le 6:30 vado via. Una volta pulito vado via. Tanto non fa più niente a casa. C'è la porta, stanno a cucinare, senti l'odore. Oh, cucinano una favola, un po'. Vedi. Perché è forte. Eccole ragazze. Ah, casa tua, stai a cucinare. Ah. Vai, devo dire alla signora, vai vieni, vieni, una ragazzetta. Possiamo? Potete entrare? Questa c'ha tre figli, questa è la ragazzetta a 13 anni. A 20 qui sono. Posso con le scarpe? Con le scarpe? Vai, vai. Con permesso, scusate. Mazza, oh, guarda, tutto pulitissimo. Ah, perché i vostri, quanti anni ci avete voi? È uguale. Io sono la mamma, loro donne. No, voi due siete uguali proprio. Sì, sì. I vostri amici vedono i nostri video? Chiediglielo, sicuramente sì. Mazza, questa è una rivoluzione, non ho mai visto una situazione così. Wow, complimenti, complimenti. Infatti, importante questa cosa. Alla luce loro, solo la sera. La sera accendono il generatore. Il giorno, vedi, con la luce del sole, però. Sì, sì. Da quant'è che vivete qua? 5 anni? Sì. E prima dove stava? Io ho centro di raccoglienza via Salaria. Ah, centro di raccoglienza. Con i bambini. Ah, sì. Che loro erano piccole. Sì. Poi ne hanno cacciato via da loro e siamo venuti qua. E non hai un marito? Prima non ce l'avevo perché sono separata da tanti anni, io ho 8 anni, però adesso mi sono messa con un ragazzo che è troppo bravo e sto insieme con le bambine e con lui. Ma è un ragazzo sempre di qua o di fuori? No, di qua. Ah, ok. Ed da quant'è che siete venuti in Italia? Ma io ce l'ho tanto tempo, io ce l'avevo 13 anni quando sono venuta in Italia. E le bambine stanno qua tanto tempo, che vanno a scuola sempre. Ti piace andare anche a scuola? Prima andavano a scuola. Insomma, ma come tutti, vedi tutti i ragazzi, il rom, lingua nostra parliamo, però lo sappiamo anche romeno, anche italiano. Tante volte parlo con le bambine italiano perché loro lo sanno parlare bene italiano perché vanno a scuola. Le tue figlie magari soffrono un po' il fatto che loro si sentono considerate zingare, reiette? Qua no, però a scuola sì. Dico a scuola sì, eh? Qua loro stanno bene, però a scuola un po' gli amici loro gli dicono che sono zingare. Sì, avete questi problemi. La soffri un po' sta cosa che a scuola... Sì. Ma per il tipo che ti dicono, come ti senti? Altre volte c'era un compagno che mi lanciava l'astuccio. E perché sono zingara, devo andare al mio paese, queste cose. Sì, eh? Sì. Ti succede spesso sta cosa? Sì, con gli altri mi trovo bene, con gli altri no. Però ogni tanto succede, eh? Sì. E ti fa male sta cosa, ti dispiace? Sì. Io già ho parlato con la maestra e ho detto che un po' mi devi aiutare anche lei a parlare con i
bambini con altri bambini, dico, chi stava prima non succedeva questa cosa a Fideni, perché io abitavo al centro di raccoglienza e andavano a scuola Fideni, però là non li fanno i bambini, non gli dicevano niente, si giocavano con loro, era tutto a posto. Qua invece è un po' difficile. Vai! Più forte. Ma solo, tutte e due, questo poggia il bombo, vai. Vai. Beh, ammazza pure la schivata, vai. Vai, 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 vai ancora, vai, ancora, vai. Questo c'ha pure la schivata. Vai. Ciccione, ma è il sumo. Te. Oh, devi far, sumo, devi far sumo te. Bravo. Mangiate meno però, eh. Vabbè, noi abbiamo fatto questo film che si chiama Il più grande sogno, che oggi lo trovate su Amazon insieme a Alessandro Borghi, che è stata la mia fortuna proprio. Conoscere Alessandro Borghi è stata la cosa che mi ha cambiato la vita, perché poi lui mi ha presentato Michele Vannucci, mi ha presentato Matteo Vievi, che sono dei ragazzi molto giovani, all'epoca erano giovani, c'erano 20 anni, uscivano dal centro sperimentale e avevano dei sogni, avevano delle cose che qui nel nostro quartiere non esiste questa cosa, ma in tutti i quartieri d'Italia, dentro le periferie, non c'è un sogno vero. Se tu vai da un pischello qui a 13 anni e dici che vuoi fare da grosso, non lo sa, non c'è più, invece loro già lo sapevano. E vedevo persone di 21 anni mature. Dico, ammazza come sono maturi questi. Ho cominciato a frequentarli, grazie a Alessandro che ha detto, perché non scriviamo la storia tua, la vita tua? E io gli ho detto, io non devo fare né Subura né Gomorra, quelli già hanno fatto. Se raccontiamo la vita mia, devo raccontare quello che sto vivo adesso. Il cambiamento, la difficoltà, perché la Via Crucis l'ha fatta Gesù, l'abbiamo fatta pure noi. Solo che noi se siamo staccati la croce e siamo tornati indietro, la stiamo rifacca la croce e spalle. Aver fiducia al quartiere non è stato facile, no? Tu eri quello che sgommava, eri quello che si arrivava, strillava, eri quello che si doveva fare a filar bar, non la facevi, passavi, dammi da bere, sì, vabbè, dopo c'è sta lui, perché stavi sulle cose sul mondo tuo. Oggi la realtà è diversa, no? Questo è il bello della diretta, ragazzi, non possiamo fare niente, questa non lo taglia. No, io no, ma poi non c'ho mai. Bravo Mattia, complimenti. Insomma, è la suoneria che va in copyright, che andrà pure in copyright. Questo è stato veramente il coso del cambiamento. Poi qual è stata la responsabilità, perché a un certo punto mi era arrivata una piccola condanna, dove per assurdo questa Italia abbastava che io trovassi per fare il sociale e potevo rimanere a casa, insomma, dovevo andare in galera. E mi sono affiancato a Paola, che Paola ci ha creduto e mi ha chiesto di fare il presidente del comitato di questo quartiere. E io gli ho messo sta firma senza pensare che venissi votato, invece ho vinto col 77% di voti su 5 candidati, gli altri si sono votati da soli. E mi hanno votato pure quelli che magari mi hanno mandato in galera una volta, no? Che hanno fatto, però. E alla fine, quando ho preso sta responsabilità, ho detto, vabbè, che devo fare? Dico, famo un centro plurifunzionale, vediamo se è una struttura. E Paola impaurita, diciamo, vediamo se è una struttura. Oh, vediamo se è una struttura, liberiamo la fattata dal comune, fa qualcosa, stai a far sociale. E abbiamo preso sta scuola abbandonata che era stata aperta come asilo nido, taglio del nastro dell'epoca del sindaco, non mi ricordo che era, perché 15 anni fa, taglio del nastro, aperta scuola, il giorno dopo i NAS hanno chiuso la scuola perché accanto c'era la fabbrica di Torcervara che mandava gas tossici per la scuola, ma la fabbrica c'era già da 50 anni, perciò lo sapevano, e è stato lo scopo di lucro, insomma, sta scuola. E è stata chiusa subito, perciò poi occupate degli anni extracomunitari che ci hanno fatto la qualunque per 15 anni. Poi siamo arrivati noi e quelli buoni si siamo tenuti. E quelli altri che facevano, che non avevano voglia dell'integrazione dentro al quartiere, gli abbiamo chiesto cortesemente di andare via. L'hanno accettato perché hanno capito che era un momento di cambiamento. E oggi magari a me mi fa ridere sta cosa, no? Mi dicono sei motivo di riscatto, no? I pischelli mi fermano, oh, ma meno male ce l'ha fatta, ma noi quando la famo, come a te penso, no? D'altronde. Però magari loro non sanno quanti bocconi amari ho dovuto mandare giù, perché comincia a 40 anni. Vuol dire ripulisse tutto quello che c'era prima, è difficile. Inizia a 14 anni, a 13 anni invece una retta via, già è più facile, no? Te fai un percorso, una cronostoria, no? È come quando vai in banca, dice devi pensare dove stai i soldi, ce l'hai i soldi? Dice come, voglio un prestito? Io ti presto se ce l'hai, hai capito com'è la situazione? Certo. Siamo 100% come italiani, noi stiamo a vivere bene, guardate qua. Con permesso, Con permesso. Come sta dormendo i nostri bambini? Come sta quanto è pulito? Pulito, mazza, sì. Vi faccio tutto per permissione, guardate, pure qua siamo pure noi sportivi. Ah, vedi, eh? Pure noi siamo sportivi, mi piace lo sport. Vedi, pure qua i guantoni, eh? Io al sport solo con questa lavoro, un'altra cosa non lavoro. Siamo troppo educati, siamo intelligenti, siamo ragazzi che vogliamo vivere una vita tranquilla, un tranquilli, come vivere tutti, come una persona educata. Giusto, se vedi qua tutto pulitissimo, abbiamo visto pure l'altra casa. Adesso vi faccio pure un'altra istanza.
pure noi famo lo sport, famo tutto, non siamo... Ne piace lo sport, ne piace la scuola, la bambini tutti. Buonasera ragazzi, buonasera ragazzi da Roma, da Rustica, abitiamo a Rustica. Per favore guardate bene qua come viviamo noi, un'altra istanza questa. E qualcuno dice che noi non viviamo bene, so il problema. Siete puliti, mazza, è vero. Questa è già la terza casa. Qua viviamo bene. Ha fatto con piacere la gente per stare a guardare le nostre istanze, per non diciamo che si nasconde qualcosa, niente non si nasconde qua. Se vedi da verità. C'è niente da nascondere, infatti c'è da. Ecco, hanno fatto davvero, da verità, per guardare la gente, per. Dormiamo bene qua, viviamo bene a Rustica. Beh, la difficoltà più grande è stata parlare con un commercialista o con una banca, perché non ci avevamo mai parlato, non avevo parlato mai con un commercialista, i soldi per me non entrano al cassetto sotto la botola, non c'è stato un commercialista che doveva gestire il 7,40, è stato difficile capire tutti questi meccanismi burocratici e ho capito che era meglio che mi metteva a stecca chi di Casa Monica, perché lo Stato si piace più di Casa Monica, e lo Stato si piace al 50%. Ho sempre pensato che tutti questi che hanno sempre lavorato, ho detto cazzo, ma come mi fate tutte là? È vero, questa era una battuta per dire, no? Perché tutti magari hanno quel simbolo di questi qua, no? Di chi può prestare, però veramente lo Stato è questo. Cioè io ho visto che non c'è una tutela per il lavoratore, no? E questa cosa a me mi dà fastidio. Cioè io oggi lavoro, pago le tasse, tutto quanto, diciamo già rompi il cavolo, ha cominciato adesso a pagare le tasse. Però mi sembra assurdo che poi non c'ho quello che serve per quello che pago. Ci sono rende conto, mi sono cominciato a rendere conto che io sono stato, grazie al cinema, ho cominciato a girare, perché io per 30 anni sono stato solo dentro a sto quartiere. Se uscivo da sto quartiere è perché ci doveva essere un motivo valido che mi portasse un guadagno o quantomeno un chiarimento. O quantomeno c'è un chiarimento dove dovevi andare a fare un chiarimento. Se no ne uscivi da sto quartiere, perché quando vivi dentro un quartiere come la Rustica o San Basilio o Torbella Monaca, tu pensi che ci stanno delle linee immaginarie che ti fanno da confine. Dici, ah, ma se vado là sono visto male. Non è così invece. Tu magari sei visto male perché arrivi con un lessico, con uno slang diverso da quello di Roma Nord. Allora magari dici, oh, guarda, questo è folcloristico, però se quello che dici è sensato, dopo due minuti non ride più nessuno, perché tu ridi poi capisci che incendia, perché sto portando un'esperienza di vita che è diversa, capito? E questo è, questa è la periferia, cioè per me la periferia è il posto più bello dove vive con i bambini. A te sembrerà assurdo, dici, ma c'è il degrado intorno, sì, ma c'è tanta umanità, cioè qua se finisce il caffè bussi a quello accanto, ma dai, il caffè tu ce l'hai, ai pareri se non scendi a comprarlo non lo vedi, nessuno si conosce dentro al palazzo, qui se conosciamo tutti, anche perché qui le pareti sono talmente sottili che sappiamo pure le litigate. Queste sono tutte Ciao. Case, tutte case, Ammazza. Tutti appartamenti, vai scendiamo da qua, scendiamo da qua, questi sono tutti appartamenti, questi qua sono tutti appartamenti, ora questo sta ristrutturato. Qua mo adesso non ci trovi perché stanno tutti in Romania, capito? Qua sono usciti adesso, stanno tutti al paese loro, mo li ci stanno in scuola. E questi sono tutti appartamenti, dentro ci stanno, non so, tre famiglie, quattro famiglie. Però è bello il posto. Ma se questa era tutta la fra, tutta fabbrica, sempre la parte sopra della fabbrica. Sì. Pulite le case, guardate che sono sotto. Sì, ma. Ci hanno fatte le ciao! Ma dovunque vivi, non è che no, sì. No, ma ci hanno fatto 3-4-5 case. Guarda. Tu pensa, è meglio sta qui o dentro al cartone in mezzo al prato? No, ma che scherzi oggi? Questa è la realtà, no? È meglio sta qua. Però una cosa, sai che i bagni... I bagni ce l'hanno. Ce l'hanno perché questa era una fabbrica. Ah, una fabbrica, ok, i bagni quelli delle fabbriche, certo. Vedi, ci passiamo davanti. Vabbè, lasciate perdere i bagni, ragazzi. Vabbè, sono un po' così, però ci stanno. Tu immagina che questi sono abituati a stare in mezzo al prato? Ma che scherzi? Amico mio. Certo. Sono abituati a San Mezzo, queste sono tutte famose, però chiuse, quelle chiuse perché non ci stanno. Perché talmente stanno bene che fanno la gara per venire qua. E ci credo. Come una famiglia va via, occupano subito il posto. Perché qua si sentono sicuri, no? Salve, ci credo, c'è un loro salve, salve. Ciao, ciao. Qui stanno tranquilli, ciao bella signora, come stai? Oh amico, guarda, ti posso dire una cosa, a te dovrebbero dare tipo, non lo so, sindaco di Roma. Porca no, ma una medaglia. Dici a me la circoscrizione. Questa è la baggianata della cosa, vedi? Queste qui sono tutti appartamenti nuovi, pure sulle case vecchie che dopo te porto a vedere. Questi sono tutti appartamenti nuovi, hanno chiamati moduli abitativi. Sono 1800 appartamenti moduli abitativi. Praticamente cosa succederà? Che non hanno fatto né le strade né niente. Non hanno fatto già le case. Fra un po' qua ci verranno persone che hanno bisogno di casa. Tutti extracomunitari, perciò arriveranno 1800 famiglie, ogni famiglia ha un nucleo familiare di 7 persone, perciò arriveranno 10.000 persone che si dovranno integrare col quartiere, mi dici com'è possibile? E come devo fare? Tu fai le case, metti a costruire davanti a un campo rom, di alle guardie come devi fare, chiedi alla polizia, dice dai, ci abbiamo per culo,
siamo venuti qua, gli hanno detto regà, qui devo vivere, non andiamo a rubare la mela, non rubiamo la bobina là, evitiamo di rubare una finestra, una porta, hanno finito le case. Tu costruisci davanti al campo rom, poi vediamo quanto ci metti a finirlo. Poi per integrare servono tipo 20-30. No, perché poi il sogno nostro è che quando hanno finito abbiamo 100 famiglie di qui e ce le mettiamo dentro. Che penso che se meritano pure questi di piano a casa, no? Certo. A posto ci stiamo tanto tranquilli, eh? Hai capito? Ci avevo dato almeno una scala, insomma. I primi 100 che sono venuti qua, io vado da casa. E c'hanno 4-5 figli, perché questi c'hanno la stessa cosa nostra. Certo. Mi devi dire che problema c'è. È il Fiat nato in Italia. E poi cittadino europeo. Hai sentito che hanno animatamente discusso e la mattina dopo gli devi dire hanno sgrullato, vaia, perché ti arrivano delle molliche sopra. Non glielo dici se sei delicato, perché tanto trovi uno che dice oh, ma quando arrivi a fa questo, capito? Mirko, uomo del popolo. Uomo del popolo. No, vabbè, io cerco di. Perché ho vissuto sempre nel terzo quartiere, ho conosciuto di tutto, l'ho detto, mio nonno lavorava in delegazione, mio padre era il macellaio della zona e io ero il cagagazzi della zona. Perciò non volendo la famiglia nostra dovevi conoscere. O perché te devi mangiare? Tu fratelli, sorelle? No, fortunatamente mia madre dice no. Perché dice tu è una reggeo. Lo scoop è la mamma di Mirko. No, allora qua cambia tutto, raccontaci un po'. Cosa? Non lo so, com'è essere la mamma di... Cioè Mirko io insomma, l'ho visto, è un personaggio proprio. Io sono la mamma, quello è il pupo mio. Eh? Com'era da pupo? Beh, quando era più piccolo c'era molto timore di me, perché tanto mi combinava i guai di nascosto, perciò che avevo molta fiducia in lui. E no, è sempre stato così. C'è una cosa, è molto altruista, tante volte anche troppo. Però. Ma quanti figli hai te? Uno. Ah, sì. In due. Da qui in su bello come una donna, beh, un sumacio. Io dico sempre, ne ho due in uno. È vero? No, no. Le difficoltà che lui, Mirko, insomma, racconta, che ha attraversato nella sua vita, tu come mamma come l'hai vissuta? Sempre accanto. Io non mi ricordo se adesso dovessi andare con le corna, eh? No, no. A un funerale una cosa se mi uscirebbe una lacrima, perché penso di non averne più. Però non se ne è mai accorto. È stata una forza, è stata la forza. Io vado per 74 anni, non è che sono una ragazzina, però non lo so, io vivo per lui, che non mi interessa, il resto del mondo non mi interessa, io vivo esclusivamente per lui. Dice due così, poi si era pure femmina, già c'ho una figlia che mi somiglia molto caratterialmente, che è Crystal, che è già? Cioè adesso ha 14 anni. Mirko padre, no? Come ti no, relazioni? Non so buono, mi stanno a insegnare a far padre, non so buono, pensavo di essere buono, io con i miei figli ho voluto instaurare subito un rapporto, gli ho detto io sono tuo padre e non sono un amico tuo, questo era il genere di famiglia mia, la famiglia mia, il modello di famiglia mia era mio nonno, manco mio padre, mi dispiace dirlo per mio padre, ma era mio nonno. Cioè alle 8 a cena mangiamo tutti insieme, a meno che non c'è una giustificazione, non sta da tu ragazzo, c'è qualcosa da fare. Però stavo qua, io sono tuo padre, non sono un amico tuo, tante cose me le racconta, a meno che non vuoi sapere come le devi poi gestire. Amici ti fai il percorso della vita, a me mi devi rispettare come padre, sappi che io ogni volta che ti dico qualcosa la dico solo per bene tuo. Anche se la dico a male modo, anche se quello che ti sto a dire non te lo spiego perché tu non lo puoi capire. Dice papà che sono stupida, che non capisco, mi dicono. No, sei piccola, non ci arrivi a capire quello che ti sto a dire. Non lo puoi capire a 14 anni. Oggi è il problema di ragazzetti di 14-15 anni che pensano di sapere tutto. Loro sanno di tutto un po', perché grazie a internet ognuno di noi può sapere qualcosa. C'è la risposta veloce. C'è la risposta veloce, che però non è niente. Non è niente, capito? Tu nella vita devi sapere qualcosa di qualcosa, a me non lo devi sapere. Alcune volte do anche la colpa a me perché l'ho viziato tanto. Non faceva tempo a dire mi piacerebbe, che già c'aveva. Allora forse anche la mia colpa, non lo so. Vabbè, ma essendo anche figlio unico è anche un po' una prospettiva, no? Ma io non li dovevo avere figli e me ne è venuto uno che grazie non lo so di chi, e perciò lui è la vita mia. Io, cioè se domani mio figlio ha la febbre io lo so oggi. Mi prendo telefono, come stai? Mi dice ma bene, sicuro? Il giorno dopo mi dice c'è la febbre. È una... Cioè io ancora ho il cordone umbilicale attaccato. È un percepire, percepisci sì, delle cose già sì, da prima. Sì, sì. E passo sopra a chiunque, eh. Certo. Mio figlio a chiunque, non esiste personalmente. Mi dicono tutti. E mi rendo conto, tante volte quando sono io con me stessa, che sarebbe ora di...
però, lasciano un po'. No. Beh, io quando ero giovane facevo l'indossatrice. Facevi l'indossatrice? Sì. Poi ho lavorato, fatti tanti per viziarlo. Questo è quello che piace a te, eh? Adesso ringraziando Dio. Sto bene, aiuto gli altri se posso, in un modo o in un altro, un consiglio, o dove uno non sa una cosa io la so, la spiego, me la faccio spiegare, cerco molto di assimilare quello che mi circonda per poterlo poi rendere. Io per mio figlio stacco la testa al padre. Allora, c'è il padre tante volte per qualsiasi stupidaggine, che non mi attacca perché io sono troppo forte, cioè, ma non permetto a un uomo di alzare la voce, perché se mio figlio apposta si diverte, beh, io sono capace di prendere la sedia e alzarmi in piedi, allora, ma calma, ti stava scherzando, ecco, non ti ha nominarmi figlio perché, cioè, non lo permette, lo so, è troppo, lo so, tante volte parlo pure con Paola, vero Paola? Che so troppo io con Mirko, lo riconosco, però non permetto a nessuno di parlare di mio figlio. Se io sento di ama, Mirko, detto Mircone, e io passo, io ti mangio. Si vede? Ti mangio, non lo permetto a nessuno. Ho fatto io, eh? Uno me l'hanno dato, io non me lo tengo. E questo è stato il cambiamento mio oggi a far padre, che te posso dire, avanti, è difficile, tu adesso c'hai la bambina, te ne renderai conto, puoi essere il padre più amorevole del mondo e puoi sbagliare. Certo. Non si sa. Ma invece se pensassi a tuo figlio in mezzo alla strada a fare magari stronzate, come lo gestisci? Il fatto che magari si può fare una canna, oppure... è colpa mia se va in mezzo alla strada, ho sbagliato io, mi colpevolizzo io, mi sparo una botta su una gamba, hai capito, per ricordarmelo tutti i giorni. Perché no, se tuo figlio sta in mezzo alla strada vuol dire che ha sbagliato te. E non può stare tuo figlio in mezzo alla strada se tu sei stato in mezzo alla strada. Non esiste. Io lo racconti, glielo fai capire, e questo è il fatto. Perciò tuo figlio non è che può emulare te. Non è che un figlio non deve emulare il padre. Non è detto che se io faccio il contadino, mio figlio deve nascere contadino. Se io ho fatto il pugile, a mio figlio gli deve piacere il pugilato. Ma gli piace la danza, che vuoi da me? Manuele, sono il preparatore tecnico della squadra, appunto, e sono uno studente di scienze motorie, quindi appassionato sempre di questo mondo. Quando Valerio mi ha parlato di questa cosa, sono stato subito entusiasta a far parte di questa cosa, perché comunque sono cresciuto a Tor Sapienza e far parte di questo progetto per me è un grande orgoglio. E da quanto tempo lo fai? E allora, il preparatore atletico a livello, diciamo, professionistico, questo è la prima volta che lo faccio veramente, perché comunque appunto non ancora studente, quindi... Lo dico, qui con loro da quanto tempo? E dall'anno scorso abbiamo iniziato con tutta la preparazione. Siamo riusciti a giocare tramite un ente di promozione sportiva, e comunque siamo stati una delle poche squadre su Roma che hanno giocato questa nazionalità della Lega che giocavamo, quindi i ragazzi hanno giocato e a mezzanotte giravamo solo noi, no Tizia? Giusto? Ti sei divertito? Sì. La storia con questa corta che mi vena, arte povera, è perfetto, io lavoro così, non è offensivo, faride, capito? Fidate. Non fai una cosa. No, ma faride, cioè quello è il mood, capito? Come ti chiami? Poi te taggo. Sì. Cioè, dietro hai detto, è quello il mood. Allora, che vuol dire mood? Cioè, non lo so. La wave. Ma come cazzo fa? Parla bene. Io sono pariolino, in realtà. Io faccio arte povera, ma sono pariolino. Io, cioè, mio figlio, mio padre lavora in banca. Ma non te conoscevo, ecco perché. Capito, non mi conoscevo. Il Cicalone lo conoscevi? A chi? A lui? No. Cioè. L'ho visto qua in Russia, però non lo conosco. Ah, ok. No, perché lui mi ha detto, ti fa una storia, mettermi il tag. Io mi dico, se non gli metto il tag, mi mena. Capito? Voglio dire. Quindi, come ti chiami? Cristian. Ok, tu? Perfetto. Quindi, è facile, tu? Vabbè, lui è tanto figlio. Bravo, allora, che si tutti. Cristian, Marius, David. Andrei. Romeo. Aspetta, Cristian e Marius. Cristian. Queste sono le vecchie scale, sono chiuse. Mario, va bene? Allora faccio, perché è uguale. Mario, Marius, ok? Allora faccio sto qua con Cristian, con Mario, con Marius, con David. No. Con Andrei, David, e poi basta che non ce la faccio, frate. Allora io sto qua con Cristian e Mario, Cristian e Marius, Mario, David, Andrei, e ci sta pure Marius. Ok, vediamo se ci riesco a prima botta, eh. Ok, però quando io faccio arte povera, se ti va,
se non lo vuoi dire, però è bello che fai arte povera, sto gesto qua insieme a me. Bravo, perché quello è il gesto mio che è diventato virale, capito? Allora, la situazione è questa, io sto qua con Christian, con Mario, con Andrei, con David e poi c'è sta pure Marius, che mi ha detto che se non gli faccio la stories col tag non mi fa tornare a casa. Arte povera. Perfetta. Come ti chiami? Mario, sono con Christian, con Mario, con Andrei, con David e poi... Poi qui nasco, questo è il divano dove nascono le storie d'amore. Qui Nicoletta e Andrea hanno trovato l'amore. Se tu hai un appuntamento a una ragazza, vieni qua e puoi anche scriverlo. Poi quando si sposano la scritta viene cancellata e se ne può fare un'altra. Però non prima. Ciao! Arte povera! Arte povera! Avete, ma l'avete trovato ma poi? No, dovete dire siamo di scuola di botte! Dovete dire siamo... Ecco l'arte povera, oh! Arte povera! Mario Delino! Cioè loro pensano che lui è famoso Mario e te no! Delino. Ed è così, lui è famoso, io no! Delino, io sono ma lui non lo sa perché l'ho taggato lui, a Marius, quindi lui non lo sa! Tipo... Scusa! Il patto era, siamo di scuola povera, di botte no. E veniamo sì, no, a tutti, cioè... Siamo di scuola... Di botte. Siamo di scuola di botte e veniamo a tutti. Oh! Dai, fai! Di scuola di botte e meniamo tutti, i bulli, i ciccioni e quelli brutti. Se tu vuoi vincere colpisci sotto, non la faccia, non la spalla, nemmeno il naso rotto. Cicalone ti insegna i pugni molto utili, ma se fai il prepotente diventano inutili. Se tu sei ciccione, noi ti aiutiamo. Da oggi basta monnezza e segui un piano. Vai. Pratica, mi sono rotto quinto metacarpo e l'osso uncinato. Ma con un incidente? No, incazzato al muro. Ah, però... eri arrabbiato? Sì, è una cosa... Bello incazzato. Che è una cosa sbagliatissima, però... Sì, no, vabbè, sì. Però in quel momento... Sì, la facciamo... La prima cosa che c'avevo davanti ho colpito. Lo so, infatti fino al 17 settembre... Tu fai il portiere della squadra? Sì, ogni tanto, quando mi ricordo. Vabbè, ormai ho smesso di giocare, però... Quando mi capita mi ci rimetto. Cioè, hai smesso per questo incidente? No, l'ho smesso tanti anni fa perché mi era uscita la spalla e ho detto basta. Lui si deve esprimere come vuole. E io l'ho portato via da qua proprio per fargli vivere l'infanzia, perché qui dentro le periferie questo è il problema, che non c'è l'infanzia. Tu non vivi l'infanzia, sei grosso da subito. Cioè qui il ragazzino dei 9 anni guarda la figlia, la mia sorella dei 3 anni dentro casa da solo, no? Che è impensabile lasciare 2 minorenni dentro casa da solo, ma che è normale. La ragazzina dei 9 anni va a fare la spesa, poi passa mamma. E la vedi che busta a portare busta, certo. No? Che noi queste cose le vediamo in Africa, queste cose qua. Qui è la giungla di cemento, ma la stessa cosa. Capito? E questa è la realtà di questo, perciò... Qual è la tua più grande paura, quindi, da padre nei confronti dei tuoi figli? Ma la mia più grande paura è andare via prima che loro riescano a essere responsabili da soli. Questa è l'unica paura mia. È da lì che mi sono cominciato a tirare redini, no? Ho detto, vabbè, fammi fare, ai cavalli, sganciamo i cavalli e cominciamo a andare a piedi. Perché? Perché a me non guardavo meglio dove mettermi i piedi. Andiamo piano piano e sto cercando, insomma, di stare il più vicino possibile. Grazie al lavoro che faccio, perché il lavoro che faccio, sì, noi abbiamo detto che faccio attore, ma io non è che sono Marco Giallini o Alessandro Borghi che fa 10 film all'anno. Io magari faccio un film, 2 film all'anno che mi permettono di vivere tranquillamente, perciò ho tanto tempo libero che lo uso per stare nel centro dell'associazione, aiutare a gestire sta cosa e il resto per la famiglia, per godere la famiglia, insomma. Perché allora hai deciso di andare via a Spoleto? Te l'ho detto, per fargli crescere in infanzia. Ah, quindi per loro, cioè pure per loro, già che tu ti sei innamorato di loro. No, ma hai paura a farli crescere qua magari? Certo, qui erano sempre i figli di Mircone, tu puoi diventare pure il più bravo attore, puoi diventare più forte che te pare con le figlie di Mircone. Qui tu sei sempre Mircone, e poi qui purtroppo, mi dispiace dirlo, ma tanti amici miei ho visto che non ne vado a crescere, no? E io ho cominciato ad avere una crescita della maturità, ho portato prima un cambiamento a livello di parlare, di sta roba qua, e poi ho cercato di portare un cambiamento proprio a livello familiare, no? Allora siccome st'Umbria a me mi era piaciuta tanto, perché io in Umbria
se può dire, tanto abbiamo fatto, ci siamo fatte la di danza, no? Siamo innamorati di quella regione. Mo tanto non devi più scappare. No, 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 adesso, no, anzi, adesso c'ho l'articolo 17, entro nei carceri, aiuto i ragazzi. Per cui prendiamo i ragazzi in affidamento ai servizi sociali quando hanno una pena da scontare. Lo so, però ci danno a noi, no, pubblicizziamo poco questa cosa. Però lo facciamo, insomma, ho avuto anche mio padre, ho avuto anche l'onore di avere mio padre un anno qua in affidamento. E è stato bello poter aiutare mio padre in quel modo, non solo economicamente. Perché pure tuo padre. Vabbè, mio padre ci ha avuto un percorso poi da giovane, come tutti quelli che vivono negli anni 70-80, che poi a un certo punto gli arriva tutto addosso. Perciò questa è la realtà delle cose. E poi com'è andata? E alla fine niente, ho deciso di andare a vivere in Umbria perché mi piaceva quella regione, mi piaceva quel modo di vivere e ho detto a Vittoria, dico, andiamosene da qua. Scegliamo un posto. Ma sta detto, cioè, ma mia moglie non è facile cambiare, ce n'è, dici, sono andato a Roma Nord oppure dall'altra parte. Mia moglie parte. Mi fa d'amante, da moglie e da amica, già te l'ho detto, perciò no. Lei è compiacente con me e insieme adesso abbiamo trovato una realtà veramente veramente bella. Cioè mia moglie va a fare spesa via bicicletta, i miei figli escono lì sulla piazza, che prima scendevano qua sotto, paradossalmente ero più sicuro quando scendevano qua perché qui si conoscono tutti, qua, perciò là non conoscevo nessuno, perciò all'inizio ci ho avuto paura, no? Cioè, tu devi immaginare il primo giorno che mi sono svegliato a sto San Giacomo de Spoleto, c'era delle scuole, il primo giorno di scuola, vado ad accompagnare mia figlia, c'è questo bar, entro dentro a sto bar e trovo tutte guardie carcerarie. Dico, che cavolo, ammazza. Che succede? Aspetta, perché c'è il carcere a 3 km e il paese, la maggior parte sono tutti loro, no? Ah, e oggi ci mangiamo la pizza, ci sto insieme, no? Io ero uno di quelli, ah, io che guardia non ce parlo, ma non esiste sta cosa, no? Non esiste, perché fondamentalmente che senso c'ha? Regolare che se tu fai uno stile di vita regolare che non puoi combaciarlo insieme. Io lo stile di vita ho cambiato e insieme a me tanta altra gente, perché la possibilità di portare il cinema qua è stata poter far lavoro a tutti al cinema, perché qui ci hanno fatto 5 film. Ci hanno fatto Io sono Tempesta, sono tutti di qua, ci hanno fatto La banda dei tre, quelli di Dogman, nel film Dogman, sono tutti da Rustica. Ah, figo. Sono tutti da Rustica. Sono riusciti a fare un guadagno onesto e poter pagare la bolletta del gas invece di mettere la bombola al terzo piano, oggi c'è nel gas. Questo ha fatto. Poi è arrivato il centro e il centro è stata proprio una mano santa, perché il centro mi ha portato in una realtà che non conoscevo, insomma, no? Non pensavo che in questa zona c'era gente veramente che c'aveva bisogno del pacco di pasta. Non ci pensavo proprio. Certo, con lo stile di vita che facevi prima. Non ci pensavo proprio, erano proprio orari diversi. Ho conosciuto persone che abitano qua da 40 anni e io non ho mai viste. Perché io marzavo alle 6 di pomeriggio, quelli si alzavano alle 6 di mattina. Quando loro andavano a dormire io marzavo, quando loro. Cioè non c'è stata questa frequentazione. E da qui poi ho cominciato veramente tanta gente che aveva voglia di fare qualcosa di positivo. E magari io sono stato uovo scudo, no? Uovo scudo, perché poi le persone che sono rimaste per strada, che poi non sono più amici mia, perché nel senso ormai sono grandi, quasi tutti quelli dell'età mia si sono regolarizzati, però qualcuno che è rimasto per strada, che io ho visti crescere, oggi hanno rispetto di sto posto, hanno rispetto di quello che facciamo qua, no? Perché loro sanno che se gli succede qualcosa e vanno in galera, alla madre non gli mancherà mai un pacco di pasta. Questa è una gran cosa. Anche se il figlio magari si è scordato di fargli la spesa prima di andare via. Però ci pensiamo noi, perché io capisco che quello sta a fare un percorso e spero solo che lo capisce da solo. Io non gli dico a nessuno, oh, levati dalla piazza, non mi permetto di dirlo, lo deve capire lui, capito? No, posso forgiare io su sta cosa. Quello è un meccanismo che ti deve staccare da solo. Se non ti parte a te. Su sta cosa sono d'accordo. Te deve partire a te, capito? Sì, io non ti posso chiudere in comunità. Non ti posso chiudere in comunità se tu non vuoi. Sto solo a ritardare qualcosa, che poi ricomincia. E per farle partire da te, o te devi voler bene te stesso. E quando stai in periferia è difficile te vuole bene te stesso, no? Perché pensi sempre al giudizio dell'altro. Quando stai in periferia, che ne so, esci e vai la maglietta di marca, pure se sta in bianco, la devi comprare, perché sennò che vado a un piazza la maglietta di. Da Conad, hai capito? E questa è la periferia. E io qui ho visto gente venire qui a dirmi grazie per un pacco di pasta. Io ho detto, non mi devi dire grazie. Ma tu stai, perché mi dici grazie? Dice, vabbè, non me lo devi dire, questo sta per voi qua. Cioè io tante volte te l'ho detto pure prima, te lo ripeto, non sto a guardare se c'è la scarpa da Dubiotte quando mi viene a chiedere il latte. Perché uno in quel momento non c'ha i soldi, può essere. Con la scarpa da Dubiotte si è comprata perché ha fatto un furto quel giorno, che ha detto bene, ti ha comprato i vestiti, è andato in vacanza a Ostia 3 giorni al mare, a rottapete, che... ha capito? E il giorno dopo sta in bianco. Perché tanto dice i soldi facili, dice domani io li faccio. Finché poi non ci sbatti il grugno e comincia a piangere la condanna. Non dai valore poi. No, non dai valore ai soldi e non dai valore a quello che poi è la vita tua, perché poi tutta quella roba che fai all'inizio, grazie alle leggi italiane, te la perdonano, no? Perché tu quando ti restano la prima volta poi tu sei libero. Pia condizionale, la seconda volta pie firme, quella... perciò la galera vera e propria assaggi. Poi cominci a assaggiare, perché dopo a un certo punto fai l'ultima cazzata e ti dico, ma devi pagare questa, questa e questa.
allora cominci a fare 3-4 anni di galera, vedi la lontananza dalla famiglia, senti gli affetti che ti mancano. Tu dai sempre per scontato che quello che ti sta vicino ti vuole bene. E tu non glielo dici mai però. Ah, è a mia madre che io ti dico io voglio bene a mia madre. Ogni tanto diglielo. Non fa male, hai capito? Non è una cosa che ti fa onore. Se vuoi piangi, piangi.